Cordoma. Catone. Biferi. Presente. Bratti. Presente. Brocchi. Assente. Caccamo. Assente. Cardone. Assente. Chiulli. Assente. Cilli Paolo. Assente. Cipolletti. Assente. Cipolletti. Presente. Cozzi. De Leonardis, presente. De Martinis, presente. Di Blasio, presente. Di Censo, presente. Di Felice, presente. Di Giovanni, presente. Di Ignazio, sì. Di Nicola, presente. Di Pasquale, presente. Di Rodi, presente. Di Stefano, presente. Falco, Maragno, presente. Marchegiani, presente. Menè, presente. Odoardi, presente. Olivieri, assente. Parlione, assente. Salvatore, presente. Tocco, al massimo Salvatore, 16 presenti, 16 presenti. Si procede. Chi? Constatiamo la presenza del numero legale, diamo atto della presenza degli assessori Musa, Di Felice e del vice sindaco D'Aventura. Procediamo, entra il consigliere Di Rodi, procediamo alla nomina degli scrutatori nei consiglieri De Leonardis, De Martinis e D'Ignazio. Io comunico all'Aula che hanno giustificato la loro assenza per motivi di salute il sindaco e il consigliere Di Giovanni. Possiamo così procedere al primo punto all'ordine del giorno, approvazione ai sensi dell'articolo 48,5 dell'NTA del PRG della nuova scheda PUE 3 del quadrante Q4.3 inerente l'area di proprietà della ditta GECA SRL. È assente l'assessore proponente Di Giacomo. Oscaro, vuoi illustrare tu? Io do lettura brevemente del deliberato, ricordando all'Aula che è stata esaminata la delibera in data 6 luglio nella commissione consigliare urbanistica. Il parere è favorevole a maggioranza. La delibera è corredata di tutti i pareri tecnici favorevoli e non necessita di impegno di spesa. Il deliberato recita di prendere atto, ai sensi dell'articolo 26,11 dell'NTA del PRG vigente, riportato in premessa, che la superficie complessiva dell'area della scheda 3 del quadrante Q4 è pari a 18.412, comprensiva della variazione in diminuzione della superficie dell'area libera di circa l'1,13%, riferita all'aggiustamento del perimetro del comparto ai fini della distribuzione della proprietà, come si evince dalle certificazioni catastali presentate. Di approvare, ai sensi dell'articolo 48,5 dell'NTA, le modifiche alla scheda PUE 3 del quadrante 4.3, già variata con delibera di giunta del 2004. Vi è la tabella riassuntiva della volumetria e bisogna dare atto che la nuova scheda 3 del quadrante Q4.3, firmata dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale, viene allegata alla presente deliberazione e ne forma parte integrante e sostanziale. Di dare mandato all'ufficio tecnico di predisporre tutti gli atti conseguenziali relativi all'approvazione del presente atto. È aperta la discussione, se vi sono consiglieri che vogliono intervenire. Consigliere Bratti, prego, facoltà di intervento. Grazie Presidente, consiglieri, assessori, vice sindaco. Questa è una scheda PUE, originariamente viene da una C3 espansione ed è datata qualche anno fa, 2004, credo di averla approvata in giunta comunale nel 2004. Oggi si ripresenta una variante
visti gli articoli 18, 26, 40 e 48 del NTA. Visti gli articoli 18, 26, 40 e 48. Sicuramente la modifica della scheda è una scheda diciamo migliorativa rispetto al quadro generale, anche perché si lascia un'area diciamo omogenea a disposizione dell'amministrazione. Parliamo di 18.000 metri cubi di intervento e quel 50% dell'area è destinata a edilizia convenzionata e popolare e la restante 50% è edilizia diretta. In più in aggiunta o in detrazione l'articolo 26. Noi alla luce che già abbiamo espresso un... lo so Presidente che è stato fatto 4 anni fa, però è anche vero che non si, i lavori non sono iniziati, per cui è una ripartenza dei lavori. Noi in commissione ci siamo astenuti, credo che probabilmente modificheremo il voto in maniera negativa. Grazie. Grazie consigliere Bratti, se vi sono altri interventi possiamo procedere alla votazione. Chi è favorevole? È iniziata la votazione. Favorevoli De Martinis, Di Rodi, De Leonardis, Falco, Menè. Contrari, Biferi, Bratti, Ciulli, D'Ignazio, Cipolletti. 5 contrari, astenuti, Di Nicola, Tocco, Cilli, Catone. Quindi 4 astenuti. La delibera è approvata. Immediata eseguibilità, favorevoli, contrari. Cilli, Tocco, Di Nicola, Catone. Immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti, stessa votazione. Possiamo procedere al secondo punto all'ordine del giorno, piano particolareggiato numero 2, fascia pede collinare, modifica dell'ambito 16B del PP2, società Vita Nuova SRL. Esce il consigliere Menè. Anche qui do lettura io, Oscaro. No. Do lettura brevemente del deliberato che recita di approvare la proposta presentata dall'istante Severi Francesco, legale rappresentante della società Vita Nuova, che con documentazione protocollata in data 17 febbraio 2010 ha richiesto l'approvazione e modifica dell'ambito 16B del piano particolareggiato numero 2. Alla stregua della relazione del responsabile del procedimento dell'ufficio tecnico settore sesto di cui si riporta uno stralcio. Corredata la relazione, valutata la conformità del progetto alle normative vigenti, il sottoscritto responsabile del procedimento formula proposta favorevole al provvedimento da parte del Consiglio Comunale a condizione che nella successiva fase di progettazione venga prodotta la seguente documentazione e vengono rispettati tutti i restanti indici e parametri dettati dalla normativa vigente. Venga stilata nuova ed apposita convenzione urbanistica, vengono cedute le aree oggetto di urbanizzazione ed oggetto di convenzione, venga prodotto nulla osta dell'autorità per il vincolo paesaggistico, venga prodotta relazione paesaggistica, venga reso parere positivo rilasciato dall'autorità competente sullo studio di compatibilità idrogeologica, ovvero che venga redatta una dichiarazione attestante che l'intervento non vada ad incrementare le condizioni di pericolosità nell'area così perimetrata sulla cartografia carta della pericolosità del PAI. Naturalmente la delibera è corredata dai pareri, favorevole a condizioni che ho detto prima da parte dell'ufficio tecnico, non necessita di impegno di spesa ed è stata sempre esaminata in seduta 6 luglio dalla commissione urbanistica con votazione a maggioranza.
È aperto il dibattito, se vi sono... Consigliere Bratti, prego. Grazie Presidente. Mi piace sentire la sua voce nell'illustrare le proposte di deliberazione riguardante l'urbanistica, ma avrei voluto l'assessore all'urbanistica che esponesse queste proposte, anche perché alla luce di quanto detto più volte, questo è uno di quegli elementi che probabilmente potremmo risparmiarceli a portarli in Consiglio Comunale. Sono piccole varianti di modesta identità che in effetti il Consiglio sembra veramente una cosa inaudita portarli in Consiglio Comunale. Però io lo ripeto, che così l'assessore un giorno, rileggendo le pagine dei giornali di questo Consiglio, gli rinnovo, anche se non c'è, il desiderio da parte di una parte del Consiglio Comunale di predisporre una variante all'NTA affinché questi progetti non vengano più in Consiglio Comunale. Io credo che farci una chiacchierata allo stesso modo potremmo ristabilire addirittura quella che una volta veniva chiamata la Commissione Edilizia del Consiglio Comunale. Io credo che era un modo di sottogoverno brutto e mi auguro che questo non diventa tale, Presidente. Quindi io chiedo all'assessore, rinnovo l'assessore, in assenza c'è solo il vice sindaco, gli ripeto quello che ho detto dall'inizio di questa legislatura, di modificare l'NTA affinché questi progetti non vengano più in commissione e in Consiglio Comunale. Grazie. Grazie consigliere Bratti, vi sono altri interventi? Possiamo procedere alla votazione. Chi è favorevole? Favorevoli Salvatore, De Martinis, Di Rodi, Tocco, Falco, Cilli. Sono terminati favorevoli. Contrari? Contrari Cipolletti, astenuti Di Stefano, Chiulli, Bratti, Biferi, De Leonardis, Di Nicola, Catone. La delibera è approvata. Immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Stessa votazione. Possiamo procedere al punto 3 all'ordine del giorno. Regolamento inerente alla misurazione delle profondità delle aree in concessione demaniale marittima a scopo turistico ricreativo. Illustra la delibera il Presidente di Commissione Biferi. Prego, una facoltà. Presidente, colleghi consiglieri. Allora, facciamolo illustrare poi. Presumo sull'ordine dei lavori che il consigliere Bratti voglia intervenire. Prego, una facoltà. Grazie Presidente. Cioè alla luce dell'assenza del Presidente e dell'assessore all'urbanistica, essendo un regolamento portato in Commissione, avendo avuto anche un parere contrario della Commissione, io gradirei la discussione ci sia presente l'assessore. Grazie. Sarebbe decisamente preferibile. Chiedo un rinvio, chiaramente. Sì, se vuoi illustrarlo oppure... Però se poi viene rinviato è inutile che la illustriamo. Procediamo prima al voto sul rinvio in modo tale che vediamo se c'è la possibilità di continuare a discutere. Vi è una proposta di rinvio della delibera. Chi è favorevole? Vi sono contrari? Contrari Biferi, astenuti Catone. Quindi il rinvio è accolto, verrà ripristinata la prossima seduta. Mi spiace per l'illustrazione, ma l'Aula è sempre sovrana. Passiamo al punto 4 all'ordine del giorno, modifica del punto 4 del dispositivo della deliberazione consigliare numero 147 del 30 settembre 2009, inerente alla cessione di proprietà al condominio Complesso Vera delle aree già concesse in diritto di superficie all'interno del comparto 16 del PEP. Anche qui ne do lettura io in assenza dell'assessore.
deliberato cita di modificare il punto 4 del dispositivo della delibera di Consiglio Comunale numero 147 del 30 settembre 2000, non è 2011, c'è un errore qui sicuramente, ma è 2009. Cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie al condominio Complesso Vera, ex Cooperativa Vera, all'interno del comparto 16 del PEP, ai sensi dell'articolo 31, commi 40, dal 45 al 50 della legge 21-12-1998, stabilendo che l'amministrazione comunale acquisisce l'area di proprietà del complesso condominio Vera, sito all'interno del comparto 16 PEP, ubicato in via di Vittorio, della superficie di metri quadri 311, catastalmente individuata al foglio 2, particella 498, in parte metri cubi 3, parte 492 metri cubi 20, particella 945 metri cubi 288, ai fini dell'accesso ai due fabbricati ATER esistenti, dalla via Cavallotti, da permutarsi con l'area di metri cubi 300 che il comune di Montesilvano cede al suddetto condominio, distinta in catasto al foglio 2, particella 604 metri cubi 35, particella 553 metri cubi 265. Anche qui la delibera è corredata dai pareri tecnici favorevoli, non necessita di impegno di spesa, è stata esaminata dalla Commissione Consigliare Urbanistica in data 13 luglio 2011 con votazione favorevole a maggioranza. È aperta la discussione, prego consigliere Di Stefano, la facoltà di intervenire. Un po' di fiato. Come ebbi modo di dire nel mio intervento propedeutico alla trattazione della delibera di Consiglio Comunale numero 147 del 2009, in quella ed in questa delibera trattati i cittadini in modo differenziati. Ci sono quelli di prima serie, ossia la Cooperativa Vera, ci sono quelli di seconda serie, ossia quelli che abitano negli adiacenti alloggi ATER. Oggi tutti, per andare a lavorare, a scuola, a fare la spesa eccetera, utilizzano la strada comunale per immettersi su via di Vittorio. Domani, dopo l'approvazione di questa scellerata proposta, la Cooperativa Vera potrà recintarsi anche la strada interna ed i residenti ATER dovranno passare al nuovo innesto da creare su via Cavallotti. E non so se conoscete la zona, facendo la rotonda di via Cavallotti via Piceni, questi signori dovranno, cioè hanno il rischio delle macchine che vengono dal Saline ad Ancolo, poi tutte le macchine che vengono dalla via Vestina, cioè due strade pericolosissime per due solo palazzine, solo per togliere, non so per quale motivo, gli vogliono togliere il diritto di passaggio. È una vera vergogna, lo ripeto tre volte, vergogna, vergogna, vergogna. L'amministrazione comunale, al fine di mitigare tale sventura, su mia sollecitazione e su quella del parere condizionato dai vigili urbani per la sicurezza stradale, ha cercato di metterci una pezza, condizionando la stessa efficacia della delibera 147 alla messa in sicurezza dell'accesso di via Cavallotti. Tale progetto assume pertanto un valore strategico e propedeutico a qualsiasi ulteriore atto amministrativo, ma le reali intenzioni del Comune e della Cooperativa Vera sono state banalmente enunciate dal tecnico incaricato della stessa cooperativa all'interno della propria nota del 20 aprile 2011, protocollo 25763, egli nel chiedere la modifica del punto 2 della delibera di Consiglio Comunale numero 147 del 2009, dichiara di voler procedere nel seguente modo. Primo, definire il tipo di frazionamento. Secondo, stipulare l'atto di permuta. Ed in ultimo, come da sue testuali parole, terzo, depositare presso gli uffici tecnici del Comune i progetti per la messa in sicurezza dell'incrocio stradale di via Cavallotti. Tutto questo contravviene la base e l'efficacia della delibera madre del Consiglio Comunale numero 147-2009. Il primo punto dovrebbe essere la concertazione tra la Cooperativa Vera del Comune di un progetto esecutivo di messa in sicurezza stradale, con relativi computo metrici, oneri finanziari e garanzie di legge sull'effettiva esecuzione delle opere. Solo dopo questa fase si può procedere a compiere ulteriori atti amministrativi come la stessa delibera di oggi o la predisposizione del frazionamento e quant'altro necessario al compimento dell'accordo tra le parti. A questo proposito mi pregio di consegnare alla Presidenza del Consiglio Comunale una copia di una richiesta che lo porto appena ho finito,
una copia di una richiesta di conclusione del procedimento amministrativo ex articolo 2 legge 241/90 notificato al Comune di Montesilvano dal signor Darmi Eliseo il 16 dicembre 2010. Vi chiedo di allegare tale atto alla presente proposta di delibera, in quanto in esso si fa esplicito riferimento alla necessità di collaudare le opere di urbanizzazione dell'ex comparto PEP numero 16 a cura dello stesso Comune ed a spese della cooperativa Vera. Il collaudo dell'urbanizzazione, in base all'articolo 3 della convenzione sottoscritta tra le parti l'8 gennaio 1987 al numero 15.928 di repertorio, a rogito del notaio Marra di Pescara, determina il passaggio automatico in proprietà del Comune di tutte le opere nel certificato di collaudo definitivo. Una volta acquisito al patrimonio comunale tutte le urbanizzazioni, si potrà procedere a rivedere la presente proposta di delibera, evitando diversamente un grave e irreparabile danno economico al Comune. Alla luce di quanto detto e dell'imbroglio procedurale palesemente ed ingenuamente svelato al tecnico della cooperativa, evidentemente appoggiato allo stesso comune che si è prodigato di accogliere la richiesta di rettificare i dati del punto 2 già deliberato, stante la necessità di acquisire preventivamente il progetto di messa in sicurezza dell'accesso di via Cavallotti per la validità della stessa delibera numero 147/2009 ed il rispetto del parere reso dai vigili urbani, si diffida la stessa amministrazione comunale nel compiere ulteriori atti amministrativi e si invita a ritirare le presenti proposte di delibera. Non so se lo posso aggiungere, se viene messa alla fine, se viene, chiedo che vengano portati gli atti in procura. Adesso le porto la copia. Per quest'ultima richiesta ne ha piena facoltà, di sicuro non me ne posso far carico io personalmente, però se... Io l'ho chiesto, poi sì, se il vostro compito lo fa, altrimenti... Io di solito non faccio il postino, però... Io ho fatto una richiesta, sono di vostra competenza, non ce l'ho mandato. Però ne ha piena facoltà, intanto può darmi l'allegato che se bisogna inserirlo in delibera comunque va comunicato all'Aula. Se vi sono altri interventi, consigliere De Martinis, prego, facoltà di intervenire. Grazie Presidente. In effetti questa delibera, oggi come allora, per questa delibera qualche dubbio l'ho avuto pure io all'epoca e ce l'ho anche oggi. Però a differenza del consigliere Di Stefano non grido né allo scandalo né all'imbroglio, ma come fatto in commissione più che altro chiedo che vengano rispettati quei vincoli che la Polizia Municipale nel suo parere ha in qualche modo elencato. E solo in quel caso, praticamente l'ho detto in commissione, il mio voto sarà favorevole, ma non ho modo di pensare che l'ufficio tecnico non metta in condizioni di sicurezza appunto l'uscita dei residenti di quella via sul curvone. Chiaro è, e questo lo voglio dire come fatto anche dal consigliere Bratti, chiaro è che oggi venivano in commissione due delibere tipo quella della misurazione delle profondità e questa che avevano suscitato qualche dubbio. Chiaro è che forse oggi la presenza dell'assessore o di qualche tecnico sarebbe stata opportuna. Nulla osta comunque che poi in seguito potremmo in qualche modo parlare appunto con l'ufficio e farci dare qualche spiegazione in merito. Grazie. Grazie consigliere De Martinis. Chiesto intervenire il consigliere Bratti. Allora io non aggiungo altro a quanto detto dai consiglieri. Volevo proporre proprio per l'assenza dell'assessore il rinvio della delibera. Come è accaduto precedentemente, viene una richiesta di rinvio da porre ai voti. Chi è favorevole? Favorevoli Cipolletti, De Leonardis, Falco, Tocco, Catone, Di Stefano, Biferi, Bratti e basta. Contrari? Nessun contrario. Astenuti? De Martinis, Di Nicola, Rodi, Cilli. 4 astenuti. La proposta è accolta. Anche il punto 4 viene rinviato alla prossima seduta. Nessun contrario.
Punto numero 5, l'ordine del giorno, lavori di ammodernamento e potenziamento delle bretelle di collegamento tra la strada regionale 16 bis e la variante della statale 16, rettifica della curva della strada comunale per Pescara e sistemazione plano altimetrica di Colle Cervone situato nella zona di Montesilvano Colle, ratifica accordo di programma tra la provincia di Pescara e il comune di Montesilvano e recepimento delle prescrizioni contenute nel verbale della conferenza dei servizi del 12 aprile 2010 tenutasi presso la provincia di Pescara. Assessore proponente, il sindaco, che naturalmente non può illustrare, do io lettura brevemente del deliberato. Prendere atto che all'interno del progetto definitivo redatto dall'ingegner Farchione per conto dell'amministrazione provinciale di Pescara è programmato un intervento sul sistema viario concernente un'area facente parte del territorio comunale di Montesilvano, avente infatti ad oggetto la rettifica della curva della strada comunale per Pescara e la sistemazione plano altimetrica di Colle Cervone situato nella zona di Montesilvano Colle. Di ratificare l'accordo di programma stipulato tra la provincia e il comune di Montesilvano allegato in delibera, di dichiarare conseguentemente la pubblica utilità, l'indifferibilità e l'urgenza delle opere oggetto della presente delibera, dando atto che tale dichiarazione cesserà di avere efficacia se le opere non avranno inizio entro 3 anni dalla data di pubblicazione sul bura del presente provvedimento di approvazione del detto accordo di programma. Di dare atto che tutti gli adempimenti necessari all'attuazione dell'intervento di variante saranno eseguiti dalla provincia di Pescara, ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo di programma, di recepire le prescrizioni contenute nel verbale della conferenza dei servizi tenuta in data 12 aprile 2010 presso la provincia di Pescara, sottoscritto al rappresentante del comune di Montesilvano, architetto Marco Brescia, di trasmettere la presente delibera alla provincia di Pescara. Naturalmente vi sono tutti i pareri favorevoli, il parere della commissione consigliare favorevole all'unanimità tenutasi l'8 luglio 2011 e naturalmente è allegato l'accordo di programma fra provincia di Pescara e comune di Montesilvano in delibera. È aperto il dibattito. Consigliere De Martinis, prego, facoltà di intervenire. Grazie ancora Presidente. In questo caso invece, a differenza degli altri due punti, parliamo di lavori di ammodernamento, appunto, e potenziamento di queste due bretelle. Ne abbiamo discusso in commissione e, come si evince anche dal voto unanime, abbiamo concordato tutti che i lavori, anche se toccano marginalmente il comune di Montesilvano, comporteranno dei miglioramenti per la viabilità e quindi anche per la città, e quindi io ritengo assolutamente che questo invece si possa votare e mi auguro, come è accaduto in commissione, che tutti votano favorevolmente. Grazie. Grazie consigliere De Martinis. Consigliere Cilli, ha facoltà di intervenire. Grazie Presidente, solo per dire che il nostro gruppo sarà favorevole alla proposta e soprattutto per ringraziare la provincia e il Presidente del Consiglio, che anche in qualità di consigliere provinciale si è impegnato affinché arrivassero questi fondi per cercare di migliorare la sistemazione viaria di Montesilvano Colle. Quindi noi voteremo favorevolmente e di nuovo i ringraziamenti alla provincia. Grazie. Troppo gentile consigliere Cilli. Vi sono altri interventi? Consigliere Bratti, prego, facoltà di intervenire. Chiedo scusa se, grazie Presidente, chiedo scusa se sarò lacunoso nel mio intervento rispetto a questa delibera, perché non ho partecipato ai lavori della Commissione dei Lavori Pubblici. Ma noi che cosa deliberiamo? L'accordo di programma, i lavori, l'intento? No, essendo inserita all'interno di Montesilvano va anche in... L'accordo di programma allegato in delibera. Io prima ho dato lettura di tutto il deliberato. Ci sono diversi punti tra cui anche la variante al piano. Va bene, grazie. Non sono lacunoso, però credo che di fronte all'interesse pubblico molte volte bisogna chiudersi gli occhi, le orecchie e tapparsi tutto. Che se una variante al piano, ci sono le procedure per fare la variante al piano. Se è un accordo di programma allegato,
ci dovrebbe essere. C'è tutto. Quindi ho preso la cartella. C'è l'accordo di programma, tra l'altro. Tra l'altro in originale allegato. Perfetto, non vado oltre, grazie Presidente. Di niente. Consigliere Leonardis, prego, facoltà di intervenire. Grazie, esprimiamo il parere favorevole del nostro gruppo, in quanto questa variante delibera sicuramente sarà molto positiva per Montesilvano Colle sulla viabilità. In più volte abbiamo constatato una certa pericolosità in quella zona. Comunque grazie, votiamo parere favorevole. Grazie consigliere De Leonardis. Vi sono altri interventi? Sì, no, poi ridò lettura di un punto del deliberato a chiarezza dell'Aula. Grazie Presidente. È chiaro che l'opera, come dicevo prima, va tutelata, va salvaguardata, proprio per, alla luce di quanto diceva anche il consigliere De Leonardis, considerando anche il periodo in cui è stato deliberato questo finanziamento presso il comune al comune di Montesilvano. L'unica cosa, eccepivo su alcune procedure, ma da come mi ha garantito il Presidente, mi sento tranquillo e credo che il nostro gruppo presenterà lo stesso voto che ha presentato in commissione. Sì, no. Per chiarezza nei confronti dell'Aula rileggo il punto 4, di dichiarare conseguentemente la pubblica utilità, l'indifferibilità e l'urgenza delle opere oggetto della presente delibera, dando atto che tale dichiarazione cesserà di avere efficacia se le opere non avranno inizio entro 3 anni dalla data di pubblicazione sul Bura del presente provvedimento di approvazione del detto accordo di programma. Se vi sono altri interventi... Non vi sono altri interventi, quindi possiamo procedere alla votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Favorevoli? Unanimità dei presenti. Immediata eseguibilità? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Stessa votazione. Passiamo al punto 6 all'ordine del giorno. Riconoscimento debito fuori bilancio in favore della ditta Saline, con sede in Montesilvano, via Piceni 54, per la fornitura di una recinzione mobile provvisoria sistemata nell'area in cui è situato il palazzetto dello sport Pala Roma nel periodo gennaio-febbraio 2005. L'assessore Di Felice non c'è. Debito fuori bilancio Saline per il Pala Roma, illustra il Presidente di Commissione Biferi. Presidente, colleghi consiglieri, illustro io Assessore? Allora. Qui si tratta del riconoscimento di un debito fuori bilancio risalente all'anno 2005. Praticamente, come al solito, sono stati fatti dei lavori, in questo caso d'urgenza, dettati dall'urgenza delle condizioni meteo avverse, e non sono stati pagati. L'importo è per 4.719,36 euro, decurtati del 10% dell'utile d'impresa. In pratica siamo a 4.247,38 euro. I pareri sono favorevoli, in commissione c'è stato il parere favorevole a maggioranza. Tranquillamente. Grazie consigliere Biferi, aperto il dibattito, se vi sono interventi. No, non vi sono. Consigliere De Martinis, prego. Grazie Presidente, prendo la parola solo per, visto che c'è qualche cittadino in sala, perché molto spesso questi debiti fuori bilancio vengono saldati grazie al voto di questa amministrazione, però cadono nel dimenticatoio. Io vorrei ricordarlo che comunque dall'inizio del nostro mandato stiamo pagando debiti che non interessano i nostri 4 anni di amministrazione, ma del pregresso. Solo per ricordarlo, il voto non può che essere favorevole. Grazie consigliere De Martinis. Consigliere Di Stefano, prego, facoltà di intervenire. Voglio ricordare al consigliere De Martinis che prossimamente pagheremo i vostri debiti.
chiedo scusa se magari non fa parte di questa. Ma non è preoccup... ce ne sono tanti, non ti preoccupare, c'ho già un elenco. Quindi potete fare meno di farvi gli sbruffoni. Pagate e state zitti. Grazie. Consigliere D'Ignazio, prego, facoltà di intervenire. Presidente, la ringrazio. Ringrazio il solito della Giunta, anzi vedo pure l'assessore Musa. La minestra riscaldata la mangiamo una volta, due, dopodiché diventa indigesta. Io non volevo intervenire poiché collega Martinez è un caro amico, però a questo punto è doveroso. Ottavio De Martinis, il tesoretto che avete avuto in questi anni con l'addizionale IRPEF portato dal commissario allo 04, dallo 04 allo 08, che fine ha fatto? Non è che l'avete utilizzato per pagare i debiti fuori bilancio, i debiti che abbiamo pagato poi dell'amministrazione 2007-2010, ve ne siete dimenticati, e quelli che verranno con il calendario estivo? Io sono uno di quelli che non c'era la scorsa volta, eppure ogni volta mi viene imputata questa responsabilità di aver causato, provocato debiti per questa amministrazione. Le cose non vanno bene. Poi mi dicono pure, ecco, notizie che abbiamo, i soldi che sono arrivati dalla Regione, quasi 3 milioni di euro. Cioè voi avete avuto un tesoretto notevole per pagare anche questi debiti, che poi un conteggio fatto con l'assessore non sono 3 milioni di euro, ma siamo arrivati quasi a 2. Spero che questa cosa non si ripeta più, grazie. Grazie consigliere D'Ignazio. Se non vi sono altri interventi, consigliere Edoardi, prego, facoltà di intervenire. Grazie Presidente, innanzitutto mi sembra doveroso chiedere scusa all'Assemblea per il mio ritardo, purtroppo ero convinto che era alle 10.30 il Consiglio Comunale, mia colpa, però vi prego di accettare le mie scuse, visto che non è mia consuetudine arrivare in ritardo. Detto questo, io farò un unico intervento valevole per tutti e quattro i debiti fuori bilancio che andiamo a riconoscere. Fondamentalmente per dire due cose. La prima è che personalmente ero in opposizione alla vecchia amministrazione, sono in opposizione a questa, ma questo non ci esime dal dover ragionare su questi che non sono, allora vengono chiamati debiti fuori bilancio. Vorrei spiegare perché si chiamano così, perché altrimenti poi sembra chissà che cosa, che quale bruttura e quale stortura si stia facendo. Sono dei debiti che hanno procurato un arricchimento al Comune, ma che nonostante abbiano procurato un arricchimento al Comune non sono stati inseriti nei bilanci di competenza. Non c'è dolo in questo fin quando qualcuno non, come dire, non riconoscerà un atto di dolo, e questo sarà eventualmente onere della regionale Corte dei Conti, perché come tutti i debiti fuori bilancio, segretario facendo funzione può confermare, ma penso che lo sappiate tutti, andranno automaticamente al vaglio della Corte dei Conti. Perché? Perché se uno di questi debiti che noi andiamo a riconoscere non ha procurato effettivamente un arricchimento per l'ente, allora a quel punto verrà riconosciuto un danno patrimoniale che sarà esborsato eventualmente da chi ha contratto in maniera illegittima il debito. Noi riconoscendoli stiamo semplicemente dicendo: li paghiamo perché crediamo che effettivamente questo arricchimento per l'ente c'è stato. Perché se non si pensa che ci sia stato un arricchimento, colleghi, bisogna votare contro e non riconoscere il debito e andare a fare una causa. Nel momento in cui si riconosce vuol dire che sì, effettivamente sono stati fatti dei lavori, per ipotesi, in questo caso stiamo parlando di che? La rescissione provvisoria eccetera eccetera, erano necessari erano e sono stati causa di arricchimento dell'ente, pertanto è giusto
pagare chi ha lavorato per questa fornitura o questo lavoro che sia. No, perché altrimenti sembra quasi che il debito fuori bilancio, uno che non sa benissimo come funziona, sembra che sia stata una fregatura o comunque sia stato un, come dire, un atto illecito. Non è così? Quindi a me non farebbe specie che la prossima amministrazione dovesse trovare dei debiti fuori bilancio contratti da questa. Può succedere. Può succedere per tanti motivi. Il punto è: serviva o non serviva quest'opera, questo lavoro, questa fornitura effettuata? Quello è il punto determinante. Perché se una cosa che non serviva non va riconosciuta. Siccome questo dubbio viene tolto, almeno la maggioranza che ha l'onere, oltre l'onore di amministrare, viene tolto dai dirigenti, i quali fanno delle relazioni e dicono sì, in effetti quest'opera c'è stata. Quindi a quel punto io come consigliere comunale potrei essere tranquillo nel dire ah, vabbè, c'è stata, va pagata. Questo per chiarezza, perché altrimenti cioè, sento come dire, una serie di accuse e controaccuse che onestamente lasciano il tempo che trovano e hanno ben poco sia di politico che sia di amministrazione della cosa pubblica. Sono scaramucce che fanno presumibilmente semplicemente perdere tempo a questo Consiglio Comunale. Il mio voto, la seconda cosa che volevo dire, per tutte e quattro, così come in commissione se non ricordo male, è quello dell'astensione, in quanto non solo non ho avuto modo di procurare, di costruire questi debiti nella passata amministrazione, nello stesso tempo io non sono così certo nel dire che sono stati degli archivamenti puri per il Comune di Monsilvano. Non ne sono così certo. Sbaglierò. Pertanto non credo che sia per me utile né votare a favore in quanto non ne sono certo, tantomeno votare contro, perché ritengo che comunque chi ha lavorato in qualche modo, se ha lavorato, deve in qualche modo comunque recuperare quantomeno quanto speso. Perché comunque ricordo a tutti che questi debiti sono depurati del 10% dell'importo originario, che dovrebbe essere una depurazione dell'utile della ditta che ha fornito il materiale. Pertanto il mio gruppo si asterrà alla votazione dei prossimi quattro punti. Grazie. Grazie consigliere Edoardi, non vi sono altri interventi, possiamo per dichiarazione di voto il consigliere De Martinis, prego, facoltà di intervenire. Grazie Presidente, è doveroso rispondere visto che sono stati fatti ben tre interventi dopo il mio. Io parlo personalmente e voglio rimarcare il fatto che non avendo dubbi su quale schieramento mi vedrete anche alla prossima tornata elettorale, quindi non dovendo fare contratti con nessuno a livello elettorale o politico, perché io sono di destra e rimarrò sempre da questa parte, o in opposizione o in maggioranza, io sono stanco di prendere schiaffi da 4 anni, personalmente. Siccome praticamente Francesco, però, io quando ho parlato, però, quando avete parlato, guarda, è stata una seduta abbastanza tranquilla, diamo parlato, modo io vi ho fatto intervenire. Parlare, capisco che ogni volta che prendo il microfono, dall'alto della mia purezza e dall'alto del mio essere schierato qui da questo banco oggi e domani, qualcuno viene come dire tarantolato, il Gabriele Di Stefano, anche Gianni, che non riesco a capire se a volte il padre putativo di Gabriele Di Stefano perché non ha bisogno di difese, ma anche qualcun altro. Io sono emozionato oggi, sono emozionato perché io ho rimarcato soltanto il fatto che da 4 anni stiamo votando dei debiti fuori bilancio. Non è che ho detto dall'altra parte Feliciano D'Ignazio, il quale non ho capito perché si è sentito tirato in ballo
è un disonesto o è un cretino, oppure Gabriele Stefano viene tarantolato perché magari non è lui da questa parte della telecamera. Ogni tanto ci stiamo pure noi. Non riesco a capire da questi interventi. E anche Cristian, al quale io riconosco essere un politico di spessore, non riesco a capire come si fa a fare un intervento, Cristian, dicendo questi sono lavoratori che hanno lavorato, dobbiamo lavorarli, non lo so, di qua e di là, questo, non dobbiamo perdere tempo. No, invece un po' di tempo ce lo perdo, perché se è vero quello che dici, Cristian, perdonami, hai ragione, vanno sanati dei debiti che sono stati fatti da persone che hanno lavorato. Ma perché mi rispondi e mi dici perché da 4 anni non votate uno solo dei debiti fuori bilancio? Uno. Astenuto, contrario, astenuto. Allora votiamoli tutti insieme. 4 anni. E sono 4 anni che alzo la mano. Sono 4 anni. Feliciano D'Ignazio, siete tesoretti, 3 milioni di euro di debito. Allora, quei soldi puoi stare sicuro, sonni tranquilli, non sono stati né depauperati né sottratti a queste casse. Sono stati investiti sulla città, anche se a volte delle cose non si vedono, perché l'acquisizione di Villa Delfico non è stata pubblicizzata a dovere, ma io penso che quelli sono soldi ben spesi. I 500.000 euro per il rifacimento del Palaroma sono ben spesi, dei parchi calati sulla città sono ben spesi quei soldi. Magari noi non siamo bravi come voi, e questo lo riconosco, anzi noi siamo delle capre in questo senso, a pubblicizzare quello che facciamo. E soprattutto all'interno siamo stati bravissimi noi stessi a pubblicizzarne negativamente, ma state tranquilli, soprattutto tu Gabriele Stefano, che la prossima amministrazione che ci sarà, o di destra o di sinistra, non si troverà i debiti fuori bilancio. Grazie consigliere De Martinis. Per dichiarazione di voto ha chiesto di intervenire il consigliere Maragno, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Più che una dichiarazione di voto, la mia vuole essere una puntualizzazione. Con dichiarazione di voto. Purtroppo io sono stufo che in questo Consiglio Comunale non si fa più politica, non si parla più di delibere, ma si fanno continuamente attacchi personali. Se ci sono delle problematiche tra i vari consiglieri, credo che sia arrivato il momento di discuterne fuori da quest'Aula. Qui si deve discutere di problematiche attinenti alla gestione dell'ente, di delibere, di questioni prettamente politiche e tecniche. Un richiamo anche a lei, Presidente, perché non è più possibile ascoltare ogni volta degli sfoghi, degli attacchi. Credo che il suo ruolo le impone di intervenire e di togliere la parola ai vari consiglieri che sistematicamente parlano di tutto fuorché dei fatti attinenti alle competenze di questo Consiglio Comunale. Grazie. No, però attenzione, perché sennò mi sembra che stiamo andando veramente fuori tema. In questi anni è potuto capitare che si è sfociato a livello personale, però nella discussione odierna a me è sembrato che si trattava della delibera, che non sono stati fatti attacchi personali e vi erano solo ed esclusivamente rilevazioni dal punto di vista politico-amministrativo sia da una parte che dall'altra. Poi io assolutamente non entro nel merito delle opinioni di ogni singolo consigliere, quindi ho ritenuto oggi che la parola non andava tolta a nessuno, poiché si parlava esclusivamente delle delibere con l'opinione che ogni consigliere ha. Per dichiarazione di voto ha chiesto di intervenire il consigliere Di Pasquale, ne ha facoltà. Io voglio bene al mio amico De Martinis, però mo basta. Mo. Adesso c'è la misura è colma, qua non abbiamo né padrini né ce l'ha lui, né ce l'ha qualcun altro. Non abbiamo. Allora, se tu hai detto così, non rispondere, aspetta. No, consigliere Martinis, purezza, come ho chiesto agli altri di far intervenire lei, automaticamente vale. La tua purezza nessuno lo mette in dubbio, individualmente io penso che tutti quanti qua siamo allo stesso livello. Poi se tu ti vuoi ricandidare, sapendo quello che... No, consigliere De Martinis, facciamo terminare il consigliere Di Pasquale. Possiamo far terminare il consigliere Di Pasquale, che ha pieno titolo ad intervenire, prego. Se tu ti vuoi ricandidare devi sapere pure che può darsi che incappi a un discorso
di debiti, di situazioni. Non è che ci sta una strada liscia qua, specialmente a Montesilvano in questi ultimi anni, sia su tante cose che sono successe prima, quelle che sono successe adesso, non ne parliamo, le famose mani pulite e quant'altro. Ma al di là di tutto, voglio dire, non fare tutte quelle cose che ti fanno fare, insomma, se tu i primi tempi non eri proprio così. Cioè, ormai stai esaurito, c'hai tutti questi incarichi, lascia qualche incarico. Non, vedi che però, cosa, ma lo però, vedi che cosa sono, perché però, anche tu fai le provocazioni. Consigliere Di Pasquale, io vi prego, rimaniamo nel anche tema del... Anche tu fai le provocazioni ogni volta che dici quello, anche tu fai le provocazioni dal 2007 a questa parte. Smettiamolo con questa situazione qua. Cioè, vi dovreste anche un pochino vergognare veramente di alcune situazioni, non dei debiti fuori bilancio, perché nessuno sta dicendo che non li vuole pagare i debiti, anzi tante volte abbiamo votato a favore e tu lo sai benissimo. Fatti a rivedere tutte le cose, quindi smettetela per favore. E il voto immagino che sia di astensione. Voto di astensione sicuramente. Grazie consigliere Di Pasquale, non vi sono altre dichiarazioni di voto, possiamo procedere alla votazione. Chi è favorevole? Favorevoli Di Felice, Biferi, Catone, Caccamo, Falco, Cipolletti, Tocco, Di Nicola, Di Rodi, De Martinis, Salvatore, Parlione, Di Cenzo. Contrari? Nessun contrario. Astenuti? Odoardi, D'Ignazio, Chiulli, Maragno, Di Stefano, Di Pasquale. 6 astenuti. La delibera è approvata. Immediata eseguibilità. Favorevoli, contrari, astenuti. Stessa votazione. Possiamo procedere al punto 7 all'ordine del giorno. Riconoscimento debito fuori bilancio in favore della ditta De Leoni Bus Rocco relativa all'annualità 2004. Illustra per la giunta l'assessore Di Felice. Prego, ha facoltà di intervenire. Grazie Presidente. Io prima di intervenire sulla delibera, francamente sono un po' costernato. Io invito un po' tutti quanti di prestare un po' più di calma, di ridare soprattutto dignità alla politica. Quindi cerchiamo di abbassare i toni, limitiamoci a parlare di politica, di argomenti attinenti al Consiglio Comunale. Poi per quanto riguarda nello specifico i debiti fuori bilancio, io voglio ricordare, voglio ricordare innanzitutto a me stesso, che il testo unico prevede che chiunque in qualsiasi momento si trova ad amministrare una città, un ente locale, ha un obbligo di legge di portare in Consiglio Comunale per il pagamento tutti i debiti fuori bilancio, purché ci sia una delibera con tutti i pareri, con tutti i criteri, ossia che il debito è congruo, cioè che la spesa è congrua, che c'è un arricchimento per l'ente, c'è il parere del Collegio dei Revisori. Quindi noi oggi il Consiglio Comunale non si può esimere dal portare all'approvazione un debito fuori bilancio in Consiglio Comunale. Quindi, fatto questa premessa, dico che con questa delibera andiamo a riconoscere alla ditta De Leoni Bus la cifra di euro 17.981,06 per alcuni lavori fatti nel periodo precedente. La delibera è stata approvata a maggioranza nella Commissione Bilancio nella seduta del 19 di luglio, c'è il parere del Collegio dei Revisori e c'è anche il parere del Servizio Finanziario. Grazie. Grazie Assessore Di Felice. Consigliere Cipolletti, prego, facoltà di intervenire. Grazie Presidente. Finalmente arrivano i debiti di questo signore che ha lavorato così fortemente per il comune di Montesilvano. Per correttezza non è il primo, sono stati deliberati. Aspettate, Presidente, per cortesia non mi tolga la... Per cortesia. Detto finalmente. Io lamentai più volte verso l'assessore che questa ditta
ha quasi 250.000 euro ancora da riconoscere. Meno male, sono arrivati. Cominciano ad arrivare, ben vengano, io sono favorevolissimo, perché chi ha lavorato deve essere comunque pagato, se c'è un arricchimento, come giustamente ha detto, ha ricordato il mio amico consigliere. Però volevo chiedere cortesemente su quale capitolo di bilancio è stato inserito, 2010 o 2011 o quello che andremo ad approvare o che si approverà, per cortesia. 2010, capitolo 20461. Ah, va bene, grazie comunque, io sono favorevole, grazie. Grazie a lei, consigliere Cipolletti. Consigliere Biferi, prego, facoltà di intervenire. Faccio solo rilevare che nell'impegno di spesa è stato previsto un importo diverso da quando andiamo a riconoscere, per cui in commissione abbiamo evidenziato questo chiedendo una rettifica dell'impegno di spesa per tutti e tre i debiti di Rocco delle Onibus. Era un errore materiale, però è bene che si modifichi questo impegno di importo diverso, va bene? Grazie. Sì, assolutamente, naturalmente ciò che andiamo a deliberare, quello è l'importo esatto, che sono di 16.182,95, nella prenotazione è vero sì che è scritto 17.981, però credo che in fase di liquidazione verrà mantenuta la cifra stabilita in delibera. Vi sono altri interventi? Non vi sono altri interventi, possiamo procedere alla votazione. Chi è favorevole? Di Felice, Biferi, Salvatore, De Martinis, Di Rodi, Di Nicola, Tocco, Cipolletti, Falco, Caccamo, Di Cenzo, Catone. Contrari? Nessun contrario. Astenuti? Di Stefano, Di Pasquale, Odoardi, Chiulli. 4 astenuti. La delibera è approvata. Immediata eseguibilità. Favorevoli, contrari, astenuti. Stessa votazione. Passiamo al punto 8 all'ordine del giorno. Riconoscimento debito fuori bilancio sempre della ditta delle Onibus Rocco. Illustra l'assessore Di Felice nella facoltà. Anche qui, Presidente, andiamo a riconoscere l'impresa Rocco delle Onibus l'importo di euro 17.503,59 per lavori eseguiti sulla rete fognaria di via Verrotti e contrada San Giovanni nel periodo nello scorso periodo del 2005. La delibera risulta approvata dalla Commissione Bilancio nella seduta del 19 luglio a maggioranza. Sulla delibera stessa qui vedo che ci sono i prescritti pareri sia del dirigente del settore finanziario che del collegio dei revisori dei conti. Grazie. Grazie assessore Di Felice. Vi sono interventi? Non vi sono interventi, possiamo procedere alla votazione. Chi è favorevole? Dodici favorevoli, medesimi della votazione precedente. Li ho nominati, sono tutti in aula. Sono 12 favorevoli e 4 astenuti. Se continuo la votazione. Astenuti? Odoardi, Di Stefano, Chiulli, Di Pasquale. Combacia? Contrari? Nessun contrario. La delibera è approvata. Immediata eseguibilità? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Stessa votazione. Me ne sono fatto carico io dell'assenza. Infatti contavo uno ad uno. E comunque procediamo alla nomina del nuovo scrutatore nel consigliere Cipolletti.
Punto 9 all'ordine del giorno, riconoscimento del debito fuori bilancio derivante del mancato pagamento relativo alla realizzazione di lavori effettuati sul territorio, di cui determinazione numero 1226 del 2005 in favore della ditta Rocco delle Onibus. Illustra sempre l'assessore Di Felice, prego. Anche qui, Presidente, andiamo a riconoscere all'impresa Rocco delle Onibus di Colle Corvino la cifra di euro 7.479,13 per una serie di lavori effettuati sul territorio comunale nell'annualità 2005. La delibera è stata approvata nella Commissione Bilancio nella seduta del 20 luglio a maggioranza e contiene sia il parere dei revisori che del dirigente del settore finanziario. Grazie. Grazie a lei, Assessore Di Felice. Vi sono interventi? Non vi sono interventi, possiamo procedere alla votazione. Vi sono interventi? Allora. Per dichiarazione di voto, prego, consigliere Di Stefano, facoltà di intervenire. Beh, chiedo scusa, ma ci vuole la ciliegina sulla torta al consigliere De Martinis? No. Scusa, no. Tutte le critiche. Ah, bene. Però, consigliere. C'entra con la delibera? No, no. Auguro, prego. Prego. Continuate a criticare la vecchia amministrazione quando la nuova amministrazione è fatta più della metà della vecchia. È ora che prima di parlare, per la bocca, veramente se ce l'ha il cervello di azionare, altrimenti conviene non parlare più. Consigliere Di Stefano, probabilmente non ha letto la delibera, perché non c'entra niente con quello. E non c'entra niente con me, astengo la decisione di voto. Prego, consigliere De Martinis, per dichiarazione di voto. Mi raccomando, evitatemi di farmi rileggere il deliberato, cerchiamo di attenerci alla delibera. Grazie Presidente, non vuole essere una risposta, anche perché avevo prenotato prima del consigliere Di Stefano, quindi lo voglio precisarlo. Io rimango allibito e continuo ad emozionarmi oggi perché vedo delle situazioni strane. C'è chi praticamente si auspica una dignità del Consiglio Comunale, ma poi a due delibere dalla fine, come oramai è sua consuetudine, si alza e se ne va a casa. Io non lo so come si fa, cioè l'onestà intellettuale non so se insita in questo Consiglio oppure se praticamente è una cosa è inaudito. Il Consiglio Di Stefano continua anche lui a dire che noi siamo noi ad offendere l'amministrazione. Io ritengo assolutamente da folli, a parte che oramai mi ruba anche le battute, visto che mi consiglia di azionare il cervello collegandolo alla bocca. Questa è una cosa che gli dico in continuazione io. Oggi l'ha fatta sua, mi va bene, vuol dire che sta imparando qualcosa, consiglio Di Stefano, e ne sono veramente fiero e orgoglioso. Io ripeto, ribadisco, ho voluto all'inizio di questo riconoscimento di questi ebri fuori bilancio fare una precisazione. Non pensavo di suscitare tutte queste non lo so, questi interventi, questo vespaio di polemiche. Io ho voluto fare soltanto una precisazione dicendo che da 4 anni stiamo votando dei debiti fuori bilancio che, come dice il consigliere Odoardi, se vengono approvati perché qualcuno ha lavorato. La cosa che praticamente mi rimane difficile comprensione è capire come chi dice sono stati fatti i lavori, hanno arricchito l'ente, sono stati fatti i lavori, poi alla fine o si astiene o si vota contro. Comunque, al di là di questo, e non mi sembra, perdonatevi colleghi consiglieri, e chiudo, perdonatemi, non mi sembra di aver io accusato nessuno, né il consigliere Feliciano D'Ignazio, né il consigliere Francesco Di Pasquale, né il consigliere Chiulio e il consigliere Di Stefano, cosa che invece dall'altra parte avviene sistematicamente ogni volta, anche oggi quando si è parlato di mani o di piedi, non lo so di che cosa. Logicamente, come fatto anche in precedenza, a nome pure del gruppo, ritengo di votare favorevolmente questa delibera che, come ricordava il consigliere Cipolletti, è una delle tante di una ditta che ha lavorato molto su Monte Silvano. Grazie. Grazie consigliere De Martinis. Non vi sono altri interventi. Possiamo. Consigliere Cipolletti, prego, facoltà di intervenire per dichiarazione. Sì, grazie. Ma io mi devo un attimo soffermare sulle dichiarazioni del consigliere Di Stefano, scusate, perché è incoerente con se stesso, con la politica che fa.
Non dimentichiamoci che a questo punto noi non saremmo arrivati se lui non avesse dato appoggio, se non avesse dato appoggio a questa amministrazione per ammecchimenti, per occhiolini, per forse per interessi suoi personali, non lo so. Non lo so se. Quindi, per cortesia, consigliere Di Stefano, ND, ma che fa un povero di cicornuto all'asino, mo? E allora, per cortesia, si ridimensioni un attimo. Per quanto riguarda il debito, io sono favorevole. Grazie consigliere Cipolletti. Ringraziamo il consigliere Di Stefano. No, ha detto che non interviene, cioè non è che. Io non faccio come lei, carissimo Cipolletti, però se ne va, viene, entra, esce, quando pare piace. Io sono sempre seduto in questi banchi e quel giorno famoso non sono uscito dalla sala consigliare, ho votato contro lo stesso. Capito? Non, tu te ne vai, vieni, quando ti pare piace. Io sempre qui sono stato seduto. Ma che stai a dire? Ma stai zitto, io non ho nessun interesse, capito? Stesso, ma non lo sai neanche tu, una volta vado a favore, una volta vado contro. E sei in maggioranza. Ha terminato consigliere Di Stefano, sì, perfetto. Sì, sì. Non meritate neanche la risposta. Possiamo procedere alla votazione. Chi è favorevole? Favorevoli? Questa volta sono 13 favorevoli, se non sbaglio. Contrari? Nessun contrario. Astenuti? Di Stefano, Di Pasquale, Odoardi, Chiulli. 4 astenuti, la delibera approvata. Immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti, stessa votazione. Essendo terminati i punti all'ordine del giorno, dichiaro la seduta di Consiglio Comunale sciolta.